Buongiorno e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Sono Stefano e oggi ho il piacere di provare insieme a voi questa chitarra acustica di forma drawn out o traditional western, come dir si voglia, di Yamaha, in particolar modo il modello FG800 che qui vedete in questa finitura gloss nera. È una dread, quindi una chitarra di misura abbastanza imponente e quindi con tanto volume e tanta proiezione sonora. Ha una tavola armonica in abete massello, fasce fondo in un materiale che si chiama Nato Okun, che è un legno, diciamo, utilizzato, è una specie di sottoforma di mogano, è un legno particolarmente economico, con caratteristiche timbriche non eccellenti, che si utilizza, diciamo, su strumenti di fascia intermedia o comunque economica. La tastiera in questo caso è in palissandro. Il NAT, quindi la larghezza qui al capotasto, è di 43 mm e il diapason invece è un diapason tradizionale da 650 mm. Beh, la chitarra è uno strumento, sì, entry level, è vero, però è uno strumento che secondo me è molto facile da suonare, quindi molto confortevole. È economica, che non è una cosa da poco, e ha comunque caratteristiche sonore e costruttive assolutamente allineate con gli standard di Yamaha, ok? Quindi di ottima qualità e ottima finitura, una bellissima perfilatura dei tasti, molto confortevole come vi dicevo prima, la sezione del manico è un sì, bombatino ma comodo comunque, ecco, non è strettissimo, come per esempio in strumenti tipo altre marche, tipo Takamine, così fanno delle C più schiacciate, più sottiline. Invece Yamaha ha dei manici abbastanza corposi in questa fascia di strumenti. È una chitarra da studio, però di ottima qualità e che dà tantissima soddisfazione, sia dal punto di vista sonoro che dal punto di vista del feeling. Io vi invito a venirla a provare, FG800 di Yamaha, una bella chitarra acustica per la sua fascia di prezzo. Vi invito da Borsari Strumenti Musicali a Bologna, in Rotonda Torri 9/BC. Vi invito a mettere un mi piace ai nostri video e a condividerli il più possibile e ad iscrivervi al nostro canale YouTube. Con questo è tutto, alla prossima. Grazie.